Amica ciurma, io sono Mazzatess e sto diventando matto da tanti minuti che sto registrando, sto pensando. Effettivamente, muscosauro, sì, mettiamo delle gambe belle potenti. Lo allunghiamo così? No, facciamo delle gambe molto piccole. Facciamo che... Sì, così, tipo un serpente. Una roba così, mi piace sto tipo, mi piace. Allora, l'occhio però ne mettiamo... Mettiamo due occhi e li mettiamo qua. No. Qua però ho bisogno che sia più grande quella zona là. No, più larga. Voglio una zona più larga. Come faccio a incicciottirlo? No, non voglio un su e giù. Questi li togliamo. Questi li togliamo, questi li togliamo, adesso hai le zampe, mettiamo delle altre, zampe qua, però... Non posso ingrandire qua. C'era un modo, eh? Ah, con la rotellina, ecco. Però non lo voglio ciccione in giù. Lo voglio ciccione dritto. Tipo così, ecco, tipo così. C'è un bel pallone gonfio. No, così sarebbe un po' ridicolo. Con due begli occhi così. La bocca qua. Ma che sexy è? Che sex symbol? Forse però è meglio accorciargli un po' la spina dorsale. Fare tipo così. E fare una testa qua, tipo così. Che sexy. Ingrandiamo un po' qua però, che sembri un po' più robusto. Qua la codina piccola piccola invece, così. Ecco, così mi piace. Qua inciccioniamo un po' più robusto. Bello rega, bella rega, bella rega, bella rega. No, così dai, così mi piace così. No, fa schifo così. Cos'è questo? Creature buffe e mostruose. Ah, il pack è quello che ho installato. LOL. E questo? No. Questo cos'è? Stili parziali. No, non voglio uno stile parziale, voglio una cosa più completa. Così? Gli piace, ma a me no. Così. No. Così? Ma. Così sarà un po' strano, ma magari è carino. Sì, mi piace. Sei dolcissimo. Ma sei dolcissimo. Ciccio.
Eccolo, non gli ho messo delle braccia però, c'erano le braccia? O forse le devi incontrare dopo il braccio? Non mi ricordo più, ragazzi, non mi ricordo più un cazzo di niente! Distribuzione di secrezione del sistema gastroderme. 2-2-2-2-2, bello, proprio, devi... vabbè. Questo momento è un momento così importante. Ha una testa così tonda. È una palla con degli occhi, un pallocchio, insomma. Cioè, dalla cellula alla creatura è diventata una roba diversissima. Però mi piace il fatto che abbia quattro zampe. Uno è tornato nell'acqua. È l'alba di un nuovo giorno e per te l'inizio della vita in un nuovo bizzarro e meraviglioso mondo. L'aria ti riempie i polmoni mentre allunghi gli arti nella tua nuova casa. La terraferma, l'evoluzione della specie ha avuto inizio. Sì, ok. Vediamo la prima missione. Mangia della frutta. Trova una nuova parte per far evolvere la tua creatura. Allora, iniziamo ad andare a mangiare della frutta che è tipo... là c'è una parte di scheletro con una parte di creatura. Una bocca carnivora, muso lungo. Ha morso, però è erbivora comunque. Richiamo di accoppiamento, ma voglio già accoppiarmi adesso. Facciamo un canto di accoppiamento. No, non era questo. Ah, quello è. Chi dei due è la femmina adesso? Il nostro! Era una femmina! Era una mozza! Un uovo! Sì, che è nato praticamente dal nulla. Vabbè. Sì, adesso posso fare anche modalità prova. Ah, ok. Qua un rattalpa. Nassone. Vediamo no, più che altro delle braccia. Braccia e gambe. Hai bisogno di braccia? Non abbiamo punti sufficienti per delle braccia. Scusa, tu però le ginocchia devi mettere un po' più in alto, sai? Claro, eh? Non abbiamo punti per delle braccia, però mettiamogli una bocca normale, tipo una che possa cantare almeno. Dai, una da talpa. Che forte! Proviamola. No, possiamo provare solo qua. Vabbè, va bene così, dai. Ci piace il nostro muso da talpa. Il nostro mozzo talpa palla occhi. Fanno un po' impressione proprio. Che brutto con quegli occhi enormi e quel muso enorme. Cioè, gli occhi rimangono uguali mentre cresce, cioè vabbè. Andiamo a vedere se riusciamo a trovare qualche cosa per avere dei punti. Ci sono degli esseri qua. Speriamo che non siano cattivi. Ciao! Ma sei tenerissimo! Hai incontrato una nuova specie. Io voglio farmela amica se sono amici. Ma cosa serve il canto della sirena? Oh. Yeah!
E siamo più intelligenti adesso. Io però voglio stringere un'alleanza con loro. Perfetto. Ne ho colpiti due. Sì! E mi hanno dato un bioftolo per la vista. Adesso ci sono degli altri cosi e mi è alleata. Posso chiedere un aiuto? No, forse più tardi. Più tardi posso avere degli alleati che mi seguono in guerra, diciamo. O forse no, forse già adesso. No, vabbè. Dobbiamo trovare delle nuove parti per evolverci. Andiamo a vedere questi ragazzini qua. Che cosa ci dicono di bello? Sono molto simili a noi, effettivamente. Lui è contento. Oh, mi ha dato un lancia zocco. Yeah! Abbiamo degli altri alleati! Il cervello gli cresce il cervello, vuoi vedere? Sì, sembra un asino. Sì! Ah, ok, posso chiedere a un alleato di seguirmi per le esplorazioni. Allora, qua non c'erano degli alleati, prendiamo questi. Mi piacciono. Ok, adesso lui è un mio alleato. Dovrebbe. Sì. Sì, evviva! Ho aggiunto una nuova creatura al gruppo! Adesso andiamo a cercare qua se troviamo qualcuno, se troviamo dei pezzi di qualcosa. Oh, questi sono dei canterini. Ma io voglio solo cantare con voi. Ok, è contento. Ce ne sono alcuni che rimangono cattivi sempre. Ed è un po' un peccato, diciamo. Dove? Avevo visto delle cose che brillavano da questa parte. Dov'è che era? Ah, eccolo, 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 eccolo. Trappoltelle. Là anche c'è un bel coso. Nocchia monca. Qua ho preso degli arti che sono? Ma dimmi che cosa ho preso! Ah, flessore! Ma quelli li ho incontrati prima. Andiamo su da quella parte. No, andiamo di qua. Dice che di qua c'è della roba. Andiamo a vedere di qua chi c'è. È permesso! È permesso! Sto venendo a trovarvi! Però vedremo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, ragazzi!